No, non in fondo, in realtà vorrei usare le parole nel modo preciso. In realtà noi siamo qui per una libera scelta e una delle prime cose che sono state dette e sottolineate per una libera scelta e siamo qui. Perché c'è un intento comune. E l'intento comune, cercando di proprio ridurlo al nocciolo, proprio direi al centro del problema, è la consapevolezza di noi stessi. La consapevolezza è una parola molto scomoda. Perché è una parola tagliente, anche se il suono potrebbe sembrare accattivante. È una delle parole, credo, che negli ultimi forse 20 anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono ripetute più volte. Cioè noi ce ne riempiamo la bocca di questa parola, consapevolezza. Quasi come se il solo fatto di evocare questa parola desse la proprietà magica di attivarla. Invece la consapevolezza credo che sia forse lo strumento più scomodo e inquietante che ci sia. In moltissimi libri che circolano, conferenze, workshop, si parla di consapevolezza come direi quella parolina magica che consente di star bene. Anzi, addirittura è quasi una specie di punto di arrivo, cioè io voglio la consapevolezza, voglio riuscire a realizzare la consapevolezza perché così se ne andrà via ogni male. Con la consapevolezza posso finalmente vivere una vita serena, posso vivere una vita nel benessere, un'altra parola molto usata oggigiorno, il benessere. La consapevolezza, a parte che è qualcosa che è molto difficile realizzare, molto difficile realizzare, e ci vuole anche molto tempo per realizzarla, per cominciare in qualche modo a farla diventare un modo di funzionare, e anche uno sguardo. Usiamo questo termine, che consente di, se è consapevolezza, di vedere la menzogna,
Cioè, è proprio questa la caratteristica della consapevolezza, è come un fascio di luce che in una cantina o comunque in qualsiasi luogo oscuro, buio, poco luminoso in ogni caso, fa vedere tutto quello che normalmente non viene visto. E quello che normalmente non viene visto è assolutamente molto scomodo perché smonta l'immagine che abbiamo di noi stessi, anche l'immagine spirituale che abbiamo di noi stessi. L'ideale dell'io che costruiamo. Non sono parole severe le mie, è una presa d'atto, è come dire un raggio laser è potente, ma può anche perforare, può le rocce. Cioè. Quindi la consapevolezza è. Ripeto, è uno sguardo che svela ogni ombra, soprattutto quello che c'è dietro l'ombra. E la consapevolezza è anche uno sguardo che non può essere applicato ad un territorio limitato, quale il territorio delle pratiche spirituali, tra virgolette. Anzi, le pratiche spirituali consentono a questo sguardo di manifestarsi sempre più con chiarezza per illuminare la nostra vita. Quindi la consapevolezza in realtà la si applica fuori dalle pratiche spirituali. Allora potrei dire in maniera molto sintetica che la meditazione o qualche altra pratica consente di risvegliare gradualmente la consapevolezza per poterla in qualche modo, usando un termine orrendo, comunque adoperare in tutto il resto della nostra giornata e in tutto il resto della nostra vita. Quindi è più importante tutto il resto della nostra vita che non il momento delle pratiche, senza però le quali non si attiva la consapevolezza. Mi sembra di essere stato forse anche un po' puerile nell'esposizione, ma forse questo è l'unico modo per far comprendere certe cose, che di fatto sono semplici. La consapevolezza consente soprattutto di cogliere il come delle nostre azioni delle nostre relazioni e dei nostri costrutti mentali. Il come è
Importante sottolinearlo, questa parola non è detta a caso. Perché il come rappresenta la qualità sostanziale di un'azione o di un comportamento che all'esterno rimane identico e uguale, ovvero dall'esterno un comportamento è quello che è. E viene riconosciuto dalla forma il comportamento nella maggior parte di persone. E quindi se la forma di questo comportamento, diciamo, è opportuna rispetto alle regole date, e quindi è una forma accettabile, viene direttamente interpretata come positiva. Quindi se la sostanza che anima quella forma non è invece coerente alla forma che sta manifestando, il paradosso è che c'è una forma bella con una sostanza oscura. È molto divertente tutto questo, perché accade quasi sempre, ogni giorno. E uno pensa a chissà quale discorso filosofico nel momento in cui faccio queste affermazioni e dice: ma sì, chissà cosa vorrà dire, in quali momenti. Beh, è molto semplice, ti sorrido, la forma è che ti sto sorridendo e quindi tu dirai come, guarda che accogliente questa persona. Ma se dietro il mio sorriso il senso non è di reale benevolenza, ma è di circostanza, ecco, c'è una menzogna. Quindi non bisogna andare lontano, non dobbiamo cercare lontano. È molto più facile scovare la menzogna nei nostri comportamenti, quelli evidenti, no? Uno che si arrabbia sempre, un altro che è sempre permaloso, un altro che è sempre invidioso, un altro che si sente sempre sminuito. C'è la collezione di quelli che sono le nostre ferite, e questo è umano, molto umano. Potrebbe fare e dovrebbe fare tenerezza, quella tenerezza amorevole di cui abbiamo parlato altre volte. Quindi tenerezza quando lo vediamo in un altro, tenerezza quando lo vediamo in noi stessi. Non siamo cattivi per questo. A volte si è cattivi perché è voluto, ma io mi rifiuto di pensare che in un contesto come questo si possa fare una cosa del genere. E penso invece che a volte sia difficile attivare la consapevolezza, guardate come torniamo, nel momento in cui sto sorridendo. È un esempio molto piccolo che sto facendo. Per cogliere, ma sto sorridendo e veramente ho il piacere di vedere quella persona. O perché, insomma, mi devo far vedere una persona accogliente e magari in quel momento non ne ho la minima voglia. Io sono diventato molto odioso ultimamente, antipatico nella maggior parte dei casi, perché quando non ho voglia lo dico e me ne vado, molto gentilmente, educatamente,
oppure sto in una situazione e sempre con estrema educazione magari mi metto in disparte perché non ho interesse in quel momento, no? Perché mi sembrerebbe veramente una cosa miserevole invece attivare quei comportamenti e quegli atteggiamenti sociali, almeno che non sia dove, non so, a Rotary Club, ma io non ci andrò mai. E quindi veramente si crea una grande dissonanza quando questa forma non corrisponde alla sostanza. Voi penserete che cavolo c'entra questo discorso? Come c'entra? Lo vedremo da domani, oggi. Stasera così facciamo una cosa leggera, questo discorso è leggero, no? E domani parleremo insieme, domani mattina. Affinché ognuno di voi dia anche un contributo costruttivo, solare, al gruppo, al sangue, a come magari dargli un respiro più ampio. E quindi sarà anche una un incontro che parte dal presupposto che qui ognuno di noi è questa accademia, non è chi la conduce. Il conduttore è semplicemente, come posso dire, quello che è sicuramente il comandante di una nave che senza però i vari ufficiali, marinai, timonieri, non lo so, cambusieri, quello che è, la nave non va da nessuna parte, il comandante da solo non può. E spesso in una nave. Lo conosco anche perché, essendo stato mio padre ufficiale di marina, sono stato, ho anche vissuto la vita di una nave militare. C'è veramente un grande senso di compartecipazione. Dal marinaio più proprio l'ultimo al comandante, l'ho toccato con mano. C'è una complicità. E d'altra parte la complicità è fondamentale anche perché è una condizione che dovrebbe nascere in quanto c'è una meta comune, come il porto in cui stiamo, verso il quale stiamo navigando, no? La consapevolezza è si collega ad un'altra parola molto importante che si chiama integrità.
Sentite il suono di questa parola, integrità. Lo si dice anche nel linguaggio comune, oddio, forse adesso è desueta, quella è una persona integra, è molto bello sentire questa parola, l'integrità. Perché alla parola integrità è collegata, perché poi sono tutte quante veramente sfumature, la parola fiducia, ma io mi devo fidare dell'ultimo marinaio della nave. È importante quanto il comandante in seconda, è importante quanto il sergente maggiore, il caporale, quelli cattivoni, no? Nei film. Cioè, ma se non ci si può fidare della ciurma, allora è difficile procedere. Perché poi ognuno confida sull'altro. Quindi non è solo il comandante che confida sui suoi collaboratori, no? Perché non sono poi sottoposti, non è sottoposti, ognuno ha la sua funzione, quindi i collaboratori, ma anche i collaboratori fra di loro. Se viene a mancare un elemento nella catena di comando, viene chiamata anche la catena di comando. Anche i vari militari che appartengono a questa nave finiscono con non fidarsi non del comandante, anche degli altri commilitoni. Quindi integrità, fiducia. E la fiducia su che cosa è basata? Su quell'altra parola che è così ardua, che è la sincerità. Che poi non è che stiamo parlando non di coscienza cosmica, non di illuminazione, potremmo anche non essere in uno spazio che definiamo una via spirituale, potrebbe essere uno spazio di un istituto che sta organizzando un progetto, no? E basta. Ma si applica comunque ad ogni forma di aggregazione. Cos'è la sincerità? La sincerità che poi, guardate un po', questa parola ci ricollega al discorso sulla forma e sul senso che c'era dietro la forma, no? Me ne sto accorgendo in questo momento, come se il cerchio si chiudesse. La sincerità è semplicemente dire qual è la difficoltà, per esempio, qual è la resistenza. Non è un male, non è un peccato, non è una cosa brutta avere tutto questo, anzi. Più si va avanti in un progetto come il nostro,
più si scatenano ribellioni molto forti dentro di noi. Sri Aurobindo lo dice molto chiaramente, che chi fa una via spirituale, tanto più avanza, tanto più ha delle prove. Le forze ostili non me le sono inventate io, ne parlano in tutte le tradizioni, anche chi è cristiano sa di cosa sto parlando, non è una cosa orientale, orientalistica, questa delle forze ostili. Ed è anche funzionale, nel senso che noi dobbiamo, cioè noi sappiamo che stiamo lavorando sulle parti ignoranti. Ecco, torniamo all'ignoranza. La nostra ignoranza è che cosa? L'ignoranza è la struttura dell'ego. Tutta la struttura del nostro ego si fonda sulla ignoranza e sulla menzogna. Perché direte? Perché l'ego è, Buddha l'aveva capito e ce l'ha detto, è un'illusione. Quindi più menzogna di così, ma è un'illusione talmente ben strutturata che prima di scoprire che è un'illusione bisogna fare molta fatica, no? Perché bisogna anche accettare di mollare un pezzettino alla volta di questa illusione, che è scomodissimo, perché questa illusione ci dà l'illusione di vivere. Pensate, l'illusione dell'ego ci dà l'illusione di vivere. Quindi noi manteniamo un'illusione per inventarci che stiamo vivendo una vita vera. E guardate che quello che dico è molto reale, se siamo onesti con noi stessi. E ripeto, non è un discorso cattivi, non capite, non si fa così. No, è semplicemente, ricordiamocelo, che questo è il grosso, questa è la guerra del guerriero, questa è la guerra del guerriero. Queste sono le cose che affrontiamo e affronteremo sempre più subdolamente, perché diventano sempre più subdole queste cose. Beh, d'altra parte l'abbiamo deciso, l'abbiamo scelto. Non è che, quindi dobbiamo anche, come posso dire, al limite prendersela con noi stessi e dire: ma come mai? No, non prendersela con noi stessi, perché significa veramente non aver capito questo discorso della tenerezza amorevole che ci deve portare, che ci deve condurre, perché è ovvio che un bambino fa stupidaggini. Cioè, sarebbe come pretendere che i bambini non si sporcassero, non facessero cadere gli oggetti, non andassero nel fango, non pasticciassero da qualche parte, non facessero tutte quelle cose che un bambino fa, e che ogni volta lo dobbiamo picchiare quel bambino. Cioè, bisogna dirglielo: guarda, non mettere le dita nella presa della corrente perché potrebbe essere sgradevole. Non mettere, che ne so, la mano sul fuoco, perché magari senti un po' caldo. Però un genitore si aspetta che il bambino faccia tutto questo, quindi non è che si meraviglia,
che accadano certe cose. È ovvio che accadono queste cose, fanno parte del percorso di crescita. Non solo, ma le deve fare perché sbucciandosi il ginocchio, avendo un bernoccolo, sbruciandosi una mano e facendo tutta una serie di errori di questo tipo, impara. Perlomeno un tempo era così, adesso non hai diritto manco ad avere un raffreddore perché vuol dire che sei in pericolo di vita. Quindi. Ma noi, i nostri anticorpi sono forti perché siamo una generazione. Non siamo i ragazzini di adesso che non ne hanno più. Io mi ricordo, insomma. Quanto si stava nella sporcizia. Nel fango, ma nella sporcizia nel senso in tutto quello che in fondo era naturale, si toccavano tutte le cose. Anche con gli animali, figurati gli animali, il mio cane mi ha baciato, dovrei essere morto di malattie orrende, cioè, mi ha baciato fin da quando avevo 2 anni, sono stato baciato da pastori tedeschi, da Doberman, da Alani. Non sono un depravato. Quindi, il come è sincerità? La sincerità crea fiducia e la sincerità consente anche a ognuno di noi, perché questo discorso vale per tutti, di sapere dove muoversi, perché una cosa è se sappiamo che, non so, c'è un certo tipo di disagio, no? E allora questa cosa è espressa e manifestata perché fa parte del processo in atto, allora uno si adopera, no? Anzi, si fa forza comune per cercare di alleviare il disagio o magari far comprendere certi meccanismi di questo disagio, no? In maniera solidale, non dimenticandoci che c'è un sangue, se ha ancora un senso, cioè l'aiuto comune. Una cosa è che c'è un disagio, è un modo di dire simbolico, ma la forma non lo manifesta. C'è il sorriso. Ricordatevi l'inizio del mio discorso, c'è il sorriso. E beh, sorride, va tutto bene. Va tutto bene. E beh, questo è meglio una persona che si incazza al limite e manifesta il disagio piuttosto che chi invece rimane nella sua modalità sorridente e però questa energia c'è. Ma non può essere individuata, o perlomeno uno la può anche individuare chiaramente, però visto che questo è un lavoro comune, non viene manifestata questa difficoltà, non si può intervenire. Anche nel mio lavoro, come quando faccio lo psicoterapeuta, dico faccio perché è divertente questo fatto che noi in genere diciamo io sono uno psicoterapeuta, io non sono uno psicoterapeuta. Nessuno di noi è quello che fa quello che fa. Quindi già l'identità
che viene riconosciuto attraverso un'esteriorità è una follia. Eppure per noi è normale dire una cosa del genere. Pensate il condizionamento di ognuno di noi, no? Quindi quando faccio lo psicoterapeuta non dico un sacco di cose alle persone che ho di fronte, anche se le vedo chiaramente. Ma perché dovrei dirle? A parte che se le dicessi otterrei l'effetto contrario. Posso dire certe cose se l'altro di fronte a me mi offre un'opportunità, questo sì. Ma se no non lo farei mai. Ma perché non è evolutivo, no? Non fa crescere nessuno. Tanto più in un contesto come questo che è un contesto spirituale. Questa volta la parola la voglio dire proprio bene. Noi siamo in un contesto spirituale, se avete capito, o se io sono riuscito a passarvi cosa si intende per spiritualità. Ancora di più in un contesto come questo valgono le parole che fino ad oggi, fino a poco fa, no? Vedo che sono già, caspita, 36 minuti che sto parlando. Mamma mia, valgono ancora di più queste parole, no? Io vorrei che vi rendeste conto, vi rendeste conto di quanto meravigliosa è la possibilità di viaggiare in una via solare e luminosa. E di quanto la vita di ognuno sia vuota, anche se fa mille cose, quando manca, se manca questo nella nostra vita. Perché semmai questa solarità, che poi è intima in ognuno di noi, non è che impedisce lo svolgimento della nostra vita quotidiana. Ma finalmente le dà sapore e colore. Come vorrei riuscire a dirlo in maniera più semplice? Ce l'ho dentro di me. Insomma, di cosa è fatta in genere la nostra vita? La nostra vita è fatta di sono innamorato di quella persona,
È bellissimo essere innamorati, per esempio. C'ho un compagno, c'ho una compagna, perché questo è un po' l'argomento più cluno, che però non mi telefona quanto io vorrei, oppure è troppo opprimente, oppure sì, però non mi sento amato sufficientemente da questa persona. Poi è sparita per 2 giorni, ma come mai non sente il bisogno di vedermi? Vuole farsi un weekend con gli amici, le amiche, poi declinatelo a secondo, vale sia per gli uomini che per le donne questo discorso, non è che. Sì, mi fa sentire bella, però non lo so, poi anche se fa così, poi penso che magari lo stia facendo perché ha un secondo motivo, una motivazione nascosta. Però io devo andare a teatro perché no, oggi devo andare a teatro, mi dispiace. C'è il teatro, poi c'è la nipotina che. E poi io, no, che devo fare. C'ho il Pilates, no? Importante, Pilates. E poi lavoro, caspita, scherzate, io vado in ufficio. Però c'è il collega. Poi c'è quel capo stronzo, no? Poi c'è una cena importante, vado a questa cena, poi chissà quest'estate se riesco ad andare in barca. Non so con chi fare questa vacanza, ma forse è meglio che partiamo tra amiche o tra amici. Allora forse è meglio che faccio una parte di vacanza solo, così mi realizzo, perché io. Ci tengo la mia indipendenza, io sono una persona autonoma, in fondo io sono uno che sa stare da solo, mica sempre devo. Quindi sì, vabbè, allora facciamo così, io mi devo prendere il mio spazio me lo prendo, però poi dedicherò anche altro spazio a questa persona, a queste persone, poi però non mi togliete, no, sentite, guarda, non mi togliete il calcetto perché no, beh, poi magari sono anche cose più importanti durante le nostre giornate, non lo so, quali possono essere le cose importanti della nostra giornata e. I figli, questi figli, bisogna accontentarli, non accontentarli. Come si educano sti figli? Ma si educano, no? Forse è meglio non educarli. O educarli a metà, e poi come si educano? E poi qual è il valore da dare? No, ma io preferisco essere amico dei miei figli. No, non bisogna essere amici dei figli. No, forse bisogna essere un po' amici e un po' genitori. No, io mi sacrifico per i figli. Tutto deve venire dopo, no? La priorità sono i miei figli. Poi, quando saranno cresciuti, penserò alla mia vita. Se ne possono fare tanti. Si può fare. Se io fossi un bravo sceneggiatore, magari un attore, bisognerebbe chiamare Salemme, un comico napoletano che io amo molto, e proporgli, dice, guarda, il tema è l'importanza della nostra vita. Le priorità della nostra giornata, no? Ma
Tutto questo continuerebbe ad esistere, cioè non è che una vita spirituale significa che tutto questo non esiste. No, tutto questo continua ad esistere. Tutta quella roccia, pure il calcetto, che ne so io, pure il Pilates, pure, cioè, va benissimo. La gita in barca con la mia femmina stupenda, il mio uomo stupendo, il mio uomo stupendo, no? Cioè, l'uomo di qualcuno di voi, insomma. Però, immaginatelo come un companatico e non come il cibo principale. Cioè, immaginate veramente che c'è un cibo principale, ognuno poi può fare la scelta. Potrebbe essere che c'è il nettare degli dèi o l'ambrosia, no? Che rappresenta un po', no? Cibo che produce ogni individuo, tra l'altro. Non bisogna andare al ristorante per andarselo a prendere, né in barca a vela, né a Pilates, né al calcetto, né innamorarsi della donna stupenda che finalmente ti sta guardando, la prima che ti guarda. Meno male, signore, grazie, che c'è qualcuno che mi guarda, o l'uomo stupendo. No, questo cibo principale che senti proprio, o addirittura potrebbe essere manco, è il condimento dei condimenti, cioè questa cosa, questa sostanza, no? Diventa il condimento dei condimenti. Allora io comincio a produrre questa sostanza attraverso la mia via spirituale. Diciamo che la cucina di questa sostanza, se andate a vedere, no? Se esplorate la casa, è sempre messa qui. Cioè, qua c'è proprio la cucina, i fornelli, c'è tutto. E poi c'è il forno a legna, quello vero, dove si produce, no? Questa sostanza di cui parlano tutte le tradizioni, no? Che poi ha anche una caratteristica di fuoco, perché qui c'è anche la fiamma, l'agni nel petto, al centro. Dentro, in profondità, e con questo cibo, con questa sostanza che ci rende però, che ci porta il sapore dei sapori, continuiamo a fare tutte le cose della nostra giornata, mettendoci quel sapore. In quel Pilates ci metti l'ambrosia. Nella barca a vela con la tua donna stupenda o il tuo uomo meraviglioso, che una volta tanto non ti rompe i coglioni, tracchete, ci metti l'ambrosia. E a calcetto, addirittura alcuni lo mettono nelle scarpe del calcetto prima di indossarle, mi è giunta notizia ultimamente di questo, vanno a giocare a calcetto. Quindi non si modifica la vostra vita, ma a sapore. Non si modifica la vostra vita. Quindi non è che dovete dire no, ma io se faccio la via spirituale, no, non c'ho tempo. No, troppo, no, ma io poi c'ho il mio uomo, ma andare a fare, oh, no, per carità, no, poi c'ho tutti. Poi sono pieno di impegni in questo periodo, io sono pieno di impegni. Io sono una persona, mica voi state lì che meditate, oh, io mi sto realizzando, io mi sto realizzando, delle alte mete, no? Devo vendere di più e avere più pazienti, devo produrre di più. E invece tutto questo può essere fatto.
producendo però questa ambrosia. Ma per produrre questa ambrosia ci vuole la sincerità, la trasparenza, l'integrità. Di cui stiamo parlando, torniamo all'inizio, è la consapevolezza che ci permette di vedere tutto questo, di cogliere con estrema umanità, perché noi siamo fatti di tutte queste miserie. È proprio purtroppo ancora l'essere umano è allo stato, insomma, un po' più evoluto di uno scimpanzé, ma no, non molto più evoluto. Sì, anche se fa la bioingegneria, questa roba, ma quello è un fatto tecnico. Cioè la tecnica non è proporzionale all'intelligenza delle persone. Molto interessante. Non so se sicuramente ognuno di voi ha potuto constatare la differenza incredibile tra l'abilità di una persona e la sua umanità reale. Non so, mi è capitato di conoscere, per esempio, grandi chirurghi, bravissimi, proprio, ma proprio io affiderei la mia vita, che fuori della sala operatoria sono dei microcefali, cioè idioti, stupidi, in grandi imprenditori che è un esempio che faccio sempre, ma tanto io non nomino le persone, famosi, ricchi, potenti, invidiati. Ma quando dico potenti, nel vero senso della parola, cioè hanno già. Si possono comprare l'elicottero, per dire, possono avere il jet privato, sai? Quelle cose che danno l'idea che uno è potente oggigiorno, no? Che sono disperati, no? Ho detto altre volte, perché la loro segretaria, che ovviamente è l'amante, non si è concessa quella sera e allora non mi ama più. È tutto il loro impero. Crolla miseramente ed è un bambino disperato perché la segretaria non lo ama. Questo lo possiamo applicare ad altre situazioni, però è molto interessante vedere questa dismisura tra la reale umanità, cioè lo spessore umano di una persona e invece il posto che occupa, la categoria che ha. Questo per dire che realmente, nella maggior parte dei casi, non è che siamo così tanto evoluti. Anche se tu vedi il grande filosofo, il grande scienziato, il grande prelato, il grande illuminato. Poi in questo campo, vedrete, cioè, tra cielo e terra, gli errori della ricerca spirituale e le pretese premature di illuminazione, in questo campo è ancora più evidente questa sproporzione, no? Ma allora la consapevolezza di cui stavamo parlando, eravamo partiti dal discorso sulla consapevolezza, ma non dovrebbe essere la base del percorso di qualsiasi tipo, no? Quindi uno può essere buddista, può essere cristiano, può essere niente. La consapevolezza è la base. Allora che fine ha fatto? Come la stiamo adoperando?
Questo strumento, abbiamo capito che cos'è, a che serve? Oppure lo mettiamo in opera in certi orari della giornata, come facciamo una cosa, adesso dalle 8 alle 8:20 la consapevolezza. E già uno si sente importante, cioè, caspita, io ogni volta riesco a fare 20 minuti di consapevolezza. Molti non riescono a fare manco questo, no? Quindi uno si sente molto più avanzato, molto più evoluto. E certe volte riesco anche a fare altri 5 minuti di consapevolezza il pomeriggio, che gli altri manco questo fanno. Quindi, oh, caspita, ragazzi, mica è roba da poco, eh. E quindi sta consapevolezza, io non lo so dove, forse stiamo parlando di un'altra cosa, involontariamente dovremmo riprendere da capo a capire che cos'è questa consapevolezza. E come ripeto, la consapevolezza non può essere disgiunta dalla sincerità, dalla trasparenza, no? Sono cose molto collegate. Quindi, per terminare questo discorso, credo che questo è un po' il fulcro che vorrei, quindi sincerità, integrità, fiducia. Alla luce della consapevolezza dovrebbe essere un po' il senso di queste 2 giornate, domani e dopodomani, mantenendo e rispettando il programma, ovviamente, ma dedicando la mattina, come ho detto, quando ci saremo, diciamo, perlomeno. Ci siamo già tutti, mi sembra, Sì, stavolta. no, no, anche Marta che arriva. Ah, Marta, ecco, esatto, quindi sarà anche Marta. Che sarà un momento di non di confronto, di collaborazione. Se sarà collaborazione, io lo accetterò, altrimenti no, non lo accetterò. Il comandante ha un pochettino di voce più in capitolo, no? Beh, io mi fermerei qui.